Cari amici, buongiorno. Oggi mi trovo assieme a Peppe Voltaggio. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Da una vita che non ci vedevamo. Che non ci si incontrava, devo dire di sì, nonostante si vive nella stessa città e si condividono passioni comuni. Diciamo insomma, che l'anima dei nostri incontri è sempre stata Alberto Crescenti. Assolutamente sì. Ci dobbiamo dare assolutamente questa. Sì, il merito. Alberto è un po' in questo momento un po' fuori dal giro, ecco. Quindi anche noi siamo un po' sparpagliati, un po' a destra, un po' a sinistra. È vero. Siamo all'interno di una delle più belle chiese della nostra città, Trapani, sì, è vero. La chiesa dei Gesuiti, la chiesa del collegio. Quella che appunto più conosciuta come la chiesa del collegio. Che è stata restaurata da diversi anni ormai, ma è stata chiusa per tantissimo tempo. Assolutamente, abbandonata a se stessa. E quando è stata ridata alla cittadinanza, tutte queste bellezze che ha al suo interno, per molti erano delle cose nuove. Mentre per i più anziani che già la conoscevano, perché qui ci uscivano i misteri negli anni 50. Questa è una bella chicca che non ci sapevo. Uscivano i misteri negli anni 50. Però parliamo di oggi, okay, di stasera. Siamo qui con io e Giuseppe Voltaggio perché questa sera qui ci sarà una manifestazione, una bella manifestazione legata alla poesia, al canto popolare. Peppe, parlane tu, visto che sei il coordinatore di questo evento. Sì, intanto ti ringrazio per questo spazio che stai dedicando a questa manifestazione. Beh, sono molto contento, come diceva Nino, di essere qui in questo luogo sacro, meraviglioso, quindi a prescindere il credo di ognuno di noi, ma artisticamente di un grande valore eccellente. Siamo qui perché questa sera vogliamo rendere omaggio ai patroni della nostra città, quindi festeggiamenti dei patroni della nostra città, che in primis Sant'Alberto, che è il patrono di Trapani, e poi la copatrona, che è Maria Santissima di Trapani. Siamo qui, saremo qui questa sera a partire dalle 20:30 per rendere lode, come mi piace dire, in poesia e in musica, quindi argomenteremo, Nino sarà l'interprete questa sera delle poesie di alcuni poeti contemporanei. Insieme a Giuseppe Voltaggio. Lo saremo insieme, parleremo di poesie, vi presenteremo delle poesie di poeti contemporanei, chiaramente relative sia alla Madonna che a Sant'Alberto, con dei canti appropriati che non sono solo i canti gregoriani, i canti ecclesiali, ma ci sono canti della tradizione popolare, diceva bene Nino, che comunque abbiamo resumato, abbiamo riportato in auge e quindi li proporremo questa sera. Drepana Donadei è un titolo che ho amato mettere perché ritengo che sia Sant'Alberto che la Madonna di Trapani, a Trapani sono davvero dei doni di Dio, siamo una città privilegiata, abbiamo davvero, oltre la posizione, oltre il clima, oltre tutto quello che diciamo ci regala la nostra città, abbiamo e sentiamo forte, noi che crediamo, insomma, la mano di Sant'Alberto e di Maria Santissima che ci proteggono, e oltretutto mi piace dire che in questo momento di Covid, di pandemia, quindi non saranno esercitate le processioni come è stata per i misteri, come è stato tutto quanto, ecco, è un momento che si vuole regalare alla città per comunque partecipare in una processione metaforica alla devozione popolare. Alla devozione popolare per Sant'Alberto. Devo essere sincero che quando Sua Eccellenza mi ha parlato di questa iniziativa, io mi sono detto tra me e me, finalmente anche, diciamo, la Chiesa in un certo senso si accorge che ci vuole anche, e così, manifestare la cultura popolare. Assolutamente. Perché la cultura popolare è una ricchezza inestimabile. E noi abbiamo una cultura popolare così ricca di canti e di testi. La Sicilia, davvero, è non perché siamo siciliani, ma è la storia del mondo, possiamo dirlo con grande orgoglio, perché questa è la verità. Quindi sono rimasto davvero contento di partecipare a questa iniziativa, perché finalmente si dà attraverso questo evento uno slancio in più a quella che è la nostra cultura popolare. Quindi io spero che anche altri circuiti, cosiddetti circuiti ufficiali, si accorgano che c'è una cultura
forse una subcultura, sì, che andrebbe valorizzata un pochino meglio, o quantomeno andrebbe riportata ai canali un po' più ufficiali. E comunque la generalizzo, Nino, permettimi, all'arte in genere, che in questo periodo di pandemia, dove tutto è stato bloccato, tutto è stato fermo, l'anima vera è stata l'arte, che sia il canto, che sia la poesia, che sia la musica, che sia tutto quello che è stato, ma internet, insomma, che i social tanti sono, flash mob sono stati realizzati, e quindi abbiamo dimostrato che comunque la cultura nel suo genere artistico è fondamentale e serve per la rinascita comunque di momenti tristi come è potuto essere quello del Covid. Tu poco fa hai parlato del clima, effettivamente è vero, perché la Sicilia in generale, Trapani poi è, sì, proprio l'ombelico, sì, sì, del mondo, perché è al centro, è strategicamente, geograficamente è un crocevia, insomma, e lo è stato anche anticamente, di civiltà e di popoli. Sì. Il clima è fantastico, sì, anche se oggi, diciamo, oggi sta piovendo, ma siamo in maniche corte, però, accaldati. Però fa sempre caldo, e oggi quindi piove, noi speriamo che, sì, il tempo si possa sistemare e che stasera ci possa e essere, soprattutto, appunto, ci possa essere non possa fermare le persone che devono stasera onorarci con la loro presenza. Quindi noi vi invitiamo, questa sera a che ora iniziamo? Alle 20:30 puntuali, perché sia Sua Eccellenza che Monsignor Guttuso mi hanno raccomandato di essere puntuali nel rispetto delle persone che verranno quei famosi 10 minuti prima, esatto, e quindi non prendere il quarto d'ora accademico che bene o male, esatto, si prende qui, diciamo, ufficialmente. Che c'è la moda che si inizia sempre mezz'ora dopo. Sì, noi speriamo questa sera invece di non farlo, almeno questa è la nostra intenzione, e cercheremo di essere puntuali anche quindi, nel vostro quindi, rispetto. Esatto, quindi vi aspettiamo, speriamo numerosi, venite alle 20:30 qui alla Chiesa del Collegio per assistere a questa manifestazione con musica e poesia dedicate appunto in onore di Sant'Alberto e la Madonna di Trapani, che sono patroni di questa nostra città di Trapani. Vi salutiamo, ciao a tutti, e grazie per essere così numerosi a seguire le varie trasmissioni di TVBN. Arrivederci. Grazie, buon pomeriggio, vi aspettiamo questa sera. Amici, bammitamo con l'irizza e lo dicemo con l'orgoglio e o pregio, di venivi a pigliare una carizza stasera alla Chiesa del Collegio. Con musica, canzoni e gran rispetto facemo omaggio a Trapani e a Maria, facemo pure omaggio a Sant'Alberto con l'arte più eccellente, la poesia.